come è nato, diciamo, il consorzio e come è partita tutta la storia poi della produzione del vino santo, come è diventato quello che adesso, perché adesso è la perla del territorio. Però come è partito tutto ciò? Tutto è nato anche grazie al consorzio. Vengo anche tutta cosa, è nata dall'idea, quando era la settimana folcloristica, l'ha sentita parlare ancora. La Settimana folcloristica, settimana ovvero. folcloristica era una manifestazione che fece una specie di feste campestri, no? Inventate da Peppino Morelli. Peppino Morelli, quello l'hai sentito Sì. ancora, era una fantasia galoppante, era un vulcano, un'eruzione perpetua. E è nata dall'idea che era, diciamo, nel dopoguerra, del miracolo economico, che tutto andava bene, che arriva a benessere, gli aiuti Certo. americani, avevano rimesso in piedi la nostra economia, e cominciano a fare delle leggi, la legge Fanfani su gli operai, sì, una delle virtù del Trentino o delle zone alpine è la solidarietà dei poveri, della povera gente, degli oppressi. E per quello è nata la cooperazione, no? Case rurali, botteghe, caseifici, cantine sociali, consorzi di ogni genere. Compreso questo anche E consorzio. pensiero questo perché hai un'inclinazione verso la ricerca di aiuto reciproco, della solidarietà. Vedi che anche adesso gli alpini, no? Che gli aiuta i veciotti, che va. È un po' lo spirito innato della povera gente che cerca in cui la solidarietà è sempre stata fra i miseri. Se uno che ha bisogno di aiuto, non che vada ai potenti, non vada alla misera. Certo. E quali erano le attività che facevate, le attività principali del consorzio? Allora, il consorzio era iniziata, intanto avete cosa che era ben sante, perché si faceva, mi ricordo, perché sono nato fra le due guerre, no? E mi ricordo molto bene, prima della guerra, cioè mi era più che da quando è scoppiata la guerra, no? Fatta la guerra, perché era Massa Certo. Zone, mio papà l'ha fatta la prima guerra mondiale, no? E non l'ha fatta neanche, e la seconda, perché era Massa Lecce. Quindi mi ho dei ricordi. E prima della guerra, mi ricordo che si raccoglieva il Minsante, che però i contadini la sempre aveva magra, no? E il Minsante non rendeva, Sì, se non le si guadagnava. esportava non si guadagnava, perché persa la prima guerra mondiale, noi abbiamo perso tutto il mercato tedesco, era un prodotto molto ricercato al nord, vino dolce, noi poi abbiamo trovato in Sicilia, e lo faceva chi faceva appassire, e lo faceva dolce facendolo appassire, mentre nel meridione lui la resta dolce, perché quando è troppo dolce non la fermenta completamente, resta dolce, si appassisce perché lo zucchero è un antiscettico, impedisce la fermentazione è la trasformazione dello zucchero in alcol fatto da microrganismi come il lievito Certo. del pane. Comunque le naso de moda, ai miei tempi già ne va male, e quando finita la guerra, che ha facilitato i trasporti, i vini dolci venivano presi da meridione, perché il metaso molto concentrato, masnava, carobola, e faceva il vino dolce, per cui il mondo tedesco, come tedesco iniziava, finire la guerra, inizia il turismo, noi ha scoperto questo vino dolce. Però più che il nostro, che piaceva di più quasi, quello meridionale, perché costava molto di meno. Per cui noi non ne conveniva più fare il vino santo, no? Perché veniva di Tesei, così lo mandava su dalla Sicilia, quelle enopoli enormi, cioè quelle aziende grosse statali, di origine capitalista, per esempio il Marsala, così era mano degli inglesi e quelle ditte lì. Certo. Allora anche politicamente noi chi nel Trentino aveva piccola proprietà si è diffuso meno
perché in Sicilia, giù per il meridione, la principi che era padroni di estensioni enorme, il resto, le riserve della gleba, no, pagavi a colpi di frusta. Però a fare le grandi industrie, loro ti mandavano su potesei così, e ti mandavano sul pacchetto delle etichette che ti imbottigliavi, che ti attaccavi sul vino santo, che era la Cudia, che era. E è nato Vincent de Carovola di Gerendo. E la nostra produzione era sempre più in brio, perfino con vino. Allora, se ne arrivavi nel dopoguerra, che non conveniva più fare il Vincent. Si diceva bene, o ce l'era Bonder, chi, questo chi, però non lo distingueva perché non era neanche la sensibilità adesso di capire la qualità. Certo. Adesso del senso, come il senso dell'arte, del gusto, sì, esatto, dell'armonia. Allora non era, insomma, il problema era prendere la pancia e basta. Sì. Per cui ti trovi che anche a Tomin Goz, che buon, anche se l'era fa di carobola, perché ho dei figli, perché era un frutto molto dolce, che mas nige oggi un po' il resto dolce, si diceva con disprezzo, no? Don De Fini. Allora, in una riunione culturale organizzata dalle Acli Terra, che era dentro Beppino Morelli, no? La fa venire il professor Spagnoli, che era un putelota, era studente, che era uno storico, che ha passione dei vini, e spiegare di un santo che una volta chi era la donna del mio santo che si fece così e così, sarebbe ripristinarlo perché era di quelli che ha continuato a farlo. Anche noi bisogni continuare a farlo anche a tempo di guerra, dopo è un po' di smesso, perché anche era difficile da vendere, ed era soprattutto i rigotti di Perignon che ha continuato a farlo. E è tante case che fino al santo. E allora mi ha creato entusiasmo, vecchi problemi, no? A farlo, e è nata lì l'idea. Allora iniziato a dire, ne fare iniziativa, bisogna che mettete delle regole, se lo fa così e così. Nel frattempo è nato anche il campo europeo, il mercato comune, il mercato agricolo, dei prodotti agricoli, con delle leggi che disciplinano queste produzioni. Per esempio noi ci distillavamo il vino e diventava cognac. Noi che chiamavamo una qua vite, che vuol dire distillato, ma ognuno chiamava il nome che voleva. L'esempio più bello è il vino Bordeaux, che dicevano. Il Bordeaux è una qualità di vino che fa in Francia. Allora, siccome era di moda, Alfa fino il Bordeaux, si chiama Bordeaux. Dopo veniva di moda Bordeaux, il Borgogna. Allora fino il Borgogna, nella stessa botte. Si tirava su, si cambiava l'etichetta, adesso inizia a darsi un'autodisciplina, a dire no, le Bordeaux deve essere fatta in Bordeaux, Francia. C'ha le sue regole, certo. E Cognac, lei è il nome di una città francese, Cognac, lei è una cittadina, e lo ciappa lì il nome, e ne è derivata una immagine di qualità per chi lo fa lì. Allora è nata la denominazione di origine, per cui ti dice, se vuoi chiamare Bordeaux, devi farlo, certo, a Bordeaux. Stessa cosa è stata per il vino santo. E la unanimità, dopo è nata scalinde tu. Deve essere fatto lì, ma deve essere anche buono, controllato. Certo. E se puoi farne un certo quantitativo, da netaro di campagna, puoi fare mini quintali di uva, no? Di vino, di uva. No? Quindi è cominciata la registrazione, ti devi fare il vino Bordeaux, ti devi fare la campagna nel Bordeaux, fate il vino che devi vedere che venga buono, certo, e finì qui, basta, perché poi c'è fare un altro vino. Certo. Praticamente ho seguito quella orma lì, mi mettendo a fare il vino santo. O se fin il comitato di promotore, intanto, era incontrato, chi è che sta? Allora che sta Pisoni, che sta, allora che era il Salvetta, che era il Rigotti, che era chi che l'ha sempre fatto prima e chi che voleva farlo, i poli, tutti i giovani, certo. E nel 7-8, quindi noi fin il comitato nominà l'arrivo capo di questo comitato. Ecco, per 21 anni, vero, sei rimasto? E sono rimasto 21 anni. Ecco. E cosa è che ha fatto? Aveva seguito le norme europee
e se ne riuscivi a distinguere il vero vino santo dal vino santo, perché per legge si chiama vino santo liquoroso anche quello toscano, e che lo fanno tutta Italia, no? Ma invece che farlo facendo passare l'uva, uh-huh, gli aggiungeva un po' di alcol molto concentrato, o a sto mosto dolce, no? In modo che la soddisfa. Sì. E allora per disciplinarlo, quelli gli doveva mettere sul liquoroso, uh-huh, e gli metteva la fascetta di stato che voleva dire che era del talco. Uh-huh. Però chi ne va a ruba sto vino santo liquoroso? Era tutto il mondo tedesco, gli olandesi, che comprava fiaschi e bozzoni. Uh-huh. Per cui il nostro mercato era svilito. E allora hanno cominciato a... che però è stata dura e dura e dura, perché poi l'autodisciplina vuol dire imporsi la disciplina, ed è sempre dura, la disciplina è una disciplina dura, perché mi fa 21 anni dopo non cambiare. Comunque, quando sei andato via poi è... No, dopo quando sei andato via, io vorrei che sia sciolto questo consorzio, siccome era legalmente costituito. Perché dopo si sapeva dei contributi. Certo. Allora se mandi via una nota, forse prima che scada l'anno, per registrarlo, perché una associazione vale se è registrata. Certo. Per essere registrata che ho l'elenco dei soci, lo statuto, le finalità, i scopi. Sì, sì, c'è tutta una documentazione da presentare. E lo statuto che la finalità del consorzio. La finalità, chi aderisce, quali sono gli obblighi per gli aderenti, enorme, no? Certo. Che bisogna osservarle, sì. Perché valga. E allora è andare a farlo anche per cercare i contributi, perché allora c'è per i contributi della provincia, c'è per i contributi per le arele, certo, sì, per la contabilità, le prime cose. Dopo è stata molto dura, perché credeva che per cercare i contributi bastava fare presentare una fattura. Le fatture le aveva approvate, anche la banca le aveva il contributo, quando aveva il verbale, certo, dell'assemblea e tutte quelle robe lì, è diventata faticosa. E allora l'Andes fa. E adesso non esiste ufficialmente. Esatto. C'è l'associazione, diciamo, dei vignaioli del vino santo. Che è l'associazione dei vignaioli, no? Che se c'è un vignaio di vino santo, una delle robe, se è andato il regolamento, dopo è subito fatto. La bottiglia comune per tutti, no? Esatto, la Renano. E allora hanno fatto il disegno della Renano, ma una volta entrò una fabbrica che l'hanno fatti, e una le stava da una fabbrica a farti 5.000 bottiglie, e una le fa 100.000. Che sì, noi abbiamo, certo, fatto 100.000 bottiglie, dopo 20.000 uno, 20.000 all'altro, 10.000 quest'altro, 5 quell'altro, e infatti la ordinale. La bottiglia era tutta precisa, è diventata una specie di marchio, è fatta da mezzo, ma anche lì è stata faticosa, perché era quel che aveva già la bottiglia che non per suo conto. Allora uniformarla voleva dire anche rinunciare all'immagine che perché chi legge di mercato, uno ha un certo marchio che cerca di conservarlo, se glielo do per gli altri gli fa concorrenza, capito? Per cui l'Andes fa anche in modo di...